Lascio qui la mia predizione, qui, davanti a voi fin dall'inizio, mazzo completamente mescolato, tutte carte diverse, come state vedendo. Adesso voi da casa, mi raccomando, mi dovrete aiutare in questo effetto. Ditemi stop, 3, 2, 1, ok? Mi giro e non guardo la carta, ok? Guardatela, ok? E viene dispersa. Mi rigiro, mescolo le carte, ok? E lascio il mazzo qua, di fronte a voi, sempre e qui. Ok, adesso guardate bene, prendo la mia predizione, che c'è nascosto dietro un segreto, c'è un cuore. State molto attenti perché questo cuore dovrà scomparire da qua e andare in un determinato punto del mazzo e con un gesto magico il cuore sparisce. Sparisce e con uno schiocco delle dita spero che sia in un certo dato punto nel mazzo. Ok? Adesso andiamo a vedere, è esattamente nel mezzo del mazzo. Il cuore è apparso su una carta. 3, 2, 1. Spero che era il 7 di cuori. Bene ragazzi, benvenuti alla spiegazione del trucco di magia che avete appena visto. Allora, quello che vi servirà sarà una carta, ok, che volete far scegliere lo spettatore. A me mi piace il 7 di cuori perché è una carta molto elegante, molto bella, ed è di cuori, perché ci sta. Magari questo gioco lo fate alle vostre morose. Ok, e una carta doppio dorso con un cuore attaccato. Io ho ritagliato, raga, con il bisturi un cuore, ok, di un 10 di cuori, perché sì, ho dovuto tagliare tanti cuori perché mi venivano tutti storti e l'ho attaccato proprio con lo scotch, anche tra virgolette si vede solamente contro luce che c'è lo scotch. Vedete? Boh, insomma, quindi questa è la preparazione. Cosa dovrete fare? Prendere questo 7 di cuori e metterlo in ultima posizione. Ok, che così qua potete far vedere che le carte sono tutte diverse. Magari mettete bene la mano sul 7 di cuori, ok? E dite, sono tutte diverse, no? Ovviamente, magari il 7 di cuori, secondo lo mettete via, che magari è meglio non avere un doppione. Questo ho sbagliato io di farlo nella performance. Boh, ma insomma. E andremo a forzare questa carta qui. Come la andremo a forzare? E ovviamente dite all'inizio che avete una predizione. E tenete questa carta così. Ovviamente lo spettatore penserà che questa sia una carta dietro. Con una carta normale, così. E invece è doppio dorso e c'ha un cuore dietro. Ok? E la tenete qua. Tac. Anzi, no, questa qua la dovete tenere col cuore. Scusate, col cuore dovete tenerla. Sempre così. Ok? Bababam. E qui come forziamo il 7 di cuori? Io faccio due tagli, quindi uno swing cut, un secondo swing cut, e poi metto il mignolo o la polpa, quel che è. Perché da qui noi avremo il segno qui e ovunque. Con una dribble force, ovunque ci dica stop, anche qua sotto noi alzeremo sempre e solo qui. Non faremo vedere questa carta, ma faremo vedere questa. Perché non metto il 7 di cuori così e la faccio vedere così? Perché o sono con lo spettatore davanti e allora posso fare questo, ma se ho magari gli spettatori che sono intorno al tavolo, non posso alzare qua e far vedere che c'è il cuore, no? Quindi la metto sopra, ok? Faccio così e ovunque alzo la carta e faccio vedere questa. Ok? E fatta vedere questa, posso chiudere e mescolare. Io di solito porto un 3-4 carte in cima e un 3-4 carte sotto. Quindi, così. Arrivati a far ciò, diciamo che la mossa di tutto il gioco è questa. Ve la faccio rivedere. È molto, ma molto magica, ok? Ovviamente con la forza di gravità bisogna allenarsi, diciamo, tra virgolette, sia con la forza, perché se la sparate troppo veloce la carta vi va via, ma proprio viva via, viva via. Se no, bisogna allenarsi su anche la distanza dal tavolino. Questa è la distanza giusta, ok? Circa questa. A circa, non so dirvi quanto sarà questo. 6 centimetri, 7, non lo so. Tac. La carta sparisce e fate vedere che la carta arriva esattamente nel centro. Tac, esattamente qua. Se non vi fidate nel fare questo, avete sempre la carta in mezzo. Ho fatto un hard maze. Ok, quindi questa cosa qua, nel far sparire il cuore, fate ok, prendo il cuore e lo metto in mezzo. Ok, che così magari poi con l'apping fate cadere questa carta, che ci potrebbe stare. Ho fatto uno shake. Ok, questa qua è completamente già a doppio dorso, quindi basta che fate così, tac, e il cuore sparisce. Qua potete decidere voi, andare con la vostra fantasia. Insomma, a me piace tanto questo perché veramente è tanto magico, secondo me, tac. Ovviamente qua lo spettatore non deve andare a prendere questa carta qui, quindi magari con l'Hard Maze siete più puliti, perché la carta vi rimane a voi, vi rimane sotto il mazzo. Fate così, e ovviamente da lì, ok, da qua sotto, arriva fino in centro.
Però insomma, qua siete liberi di fare quello che volete. Spero che vi possa piacere. Bene, questo era il tutorial di oggi, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere con un commento cosa vorrete vedere in un prossimo video e fatemi assolutamente sapere anche se questo nuovo format di categoria di tutorial vi possa piacere, anche perché ho cambiato un po' di cose, ho preso un pochino a spunto sì da Jack di come li sta facendo e mi piace molto. E quindi non voglio vedere commenti tipo lo stai copiando bla bla, raga, è un po' prendere spunto, poi ognuno fa quello che vuole, insomma. Se mi denuncerà di copyright smetterò di copiarlo, insomma, ma finora penso che anche tutti i commenti che mi arrivavano sotto gli shorts e lo stai copiando bla bla, sapete raga quanti portano i rompicapi nel modo che sto facendo io? Lui le ha detto tranquillamente che copiava un canale americano che si chiama Puzzle qualcosa, quindi raga non voglio vedere sti commenti qua, insomma. Oh, vabbè, ma tanto comunque li vedo qui, non li vedo qui, quindi insomma non me ne frega tanto. Insomma, fatemi sapere se questa categoria vi piace, fatemi inoltre un piacere, andatemi a seguire qua sotto su Instagram e mi raccomando attivate la campanella qua su YouTube per non perdervi i prossimi magnifici video. Vi mando un bacio ed un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video.